Passiamo all'interrogazione numero 31828 dei deputati Palazzotto e Fornaro concernente chiarimenti e iniziative in merito ai trasferimenti sulle navi quarantena dei migranti richiedenti asilo risultati positivi al Covid-19. Il deputato Erasmo Palazzotto ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, collega. Grazie signora Presidente, signora Ministro. Abbiamo appreso in questi giorni che diversi richiedenti asilo risultati positivi al Covid sono stati trasferiti dalle strutture di accoglienza in cui erano ospitati sulle navi quarantena previste per la gestione degli sbarchi. Al netto della valutazione sulla legittimità di tale procedura, non prevista da alcun protocollo né da previsione normativa, le chiediamo di sapere sulla base di quali disposizioni siano stati effettuati questi trasferimenti e se non ritiene siano stati lesi i diritti delle persone coinvolte, che a seguito di tale scelta in molti casi hanno perso anche il diritto all'accoglienza ed hanno dovuto ricominciare l'iter per la domanda di protezione. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. Prego, ministra. Di alcuni migranti risultati positivi al Covid-19 dai centri di accoglienza, dove erano ospitati a bordo di una delle 5 navi quarantena, ha corrisposto ad un'esigenza del tutto eccezionale, in considerazione dell'impossibilità di individuare nella contingenza i posti necessari nelle strutture del territorio destinate all'accoglienza e alla sorveglianza sanitaria. Tale esigenza si è resa indispensabile per tutelare anche la salute degli altri stranieri presenti in quei centri, viste le difficoltà di compartimentazione delle strutture. Tuttavia, desidero precisare che il trasferimento sulle navi è stato effettuato con l'adozione di ogni misura precauzionale, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile e senza alcuna compromissione della situazione di migranti trasferiti, che peraltro sono già in larga parte, non appena negativizzati, rientrati nelle strutture di accoglienza precedente, e lo stesso naturalmente avverrà anche per quei pochi che sono ancora positivi, quindi che sono ancora in quarantena. Peraltro, a bordo delle navi quarantena è assicurata l'erogazione di tutti i servizi prestati nei centri di accoglienza, rafforzati anche per i profili sanitari dalla presenza della Croce Rossa italiana che gestisce questi profili. Voglio anche sottolineare che la strategia posta in essere dal Ministero dell'Interno è volta a dare priorità all'applicazione delle misure di sorveglianza sanitaria sul territorio in cui i migranti sono ospitati. E proprio per queste sono state reperite altre 25 strutture a terra che hanno una ricettività totale di 2.700 posti. In tale prospettiva, che richiede ovviamente la collaborazione di tutte le istituzioni interessate, la linea di azione potrà essere rafforzata e in questo senso ho dato specifiche indicazioni ai miei uffici. Passiamo all'interrogazione numero 31829 dei deputati Molinari ed altri concernente chiarimenti in ordine ai controlli da effettuare nel caso di attivazione di zone rosse nei centri urbani in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020. Il deputato Alberto Stefani ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, collega. Sì, grazie Presidente, gentile Ministro. Con l'ultimo DPCM, l'undicesimo dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il Governo ha delegato ai sindaci la gestione del rischio assembramenti in vie, strade e piazze. Tuttavia, scarica su di loro una responsabilità impopolare, tra l'altro senza il supporto degli adeguati mezzi e degli adeguati agenti che, come lei ben sa, non ci sono. Non è chiaro chi debba effettuare controlli né chi debba effettuare il monitoraggio, mentre una cosa è molto chiara, nonostante abbiate espunto solo formalmente il termine sindaci, cioè che spetta ai sindaci istituire il coprifuoco cittadino. E allora, Ministro, noi le chiediamo se e in che termini il Governo intenda assumersi la responsabilità dei controlli in materia di coprifuoco cittadino nelle zone rosse. Grazie. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere, prego.
Il DPCM 18 ottobre scorso, tra le misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19, ha previsto la possibilità della chiusura al pubblico dopo le ore 21 delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare assembramenti, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti alle abitazioni private. Proprio nella giornata di ieri è stata emanata una specifica circolare ai prefetti che fornisce chiare indicazioni applicative sulla portata della norma. In particolare viene evidenziato come la nuova disposizione possa essere attuata attraverso il ricorso allo strumento delle ordinanze già previste dal testo unico degli enti locali, adottate dal sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale o di ufficiale di governo in tema di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché in quelle che il sindaco può adottare quale autorità sanitaria locale. Resta ferma che la concreta attuazione di tale misura richiede la necessaria concertazione tra sindaco e prefetto, da realizzare in seno al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, collaborazione che sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria è stata attuata con grande senso di responsabilità e che ha consentito di affrontare una situazione assolutamente difficile ed inedita. In sede di comitato saranno ponderate le scelte anche in relazione alla sostenibilità dell'impegno attuativo e all'estensione temporale delle misure da adottare. Per quanto riguarda i controlli nello specifico, la definizione della forza pubblica da impiegare nell'espletamento dei servizi sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento con le forze di polizia e con gli altri attori della sicurezza territoriale, anche al fine dell'individuazione delle unità di polizia locale che potranno essere utilizzate per integrare il dispositivo di controllo. Sottolineo che l'attuazione delle misure potranno beneficiare anche del concorso dell'unità dei militari dell'operazione Strade Sicure, attraverso ovviamente una rimodulazione del piano di impiego della forza. Quindi si tratta di misure la cui efficacia non può prescindere da una responsabilità comunque collettiva a cui tutti siamo chiamati in via principale con i nostri comportamenti quotidiani.